La fiera che ritorna finalmente in centro, shopping sotto le stelle che speriamo sia propedeutica a una ripartenza delle attività commerciali, i musei aperti ai quali contribuiamo come fondazione con il Museo della Giostra. Insomma, si prospetta un bel weekend. Torna shopping sotto le stelle. Dopo lo stop forzato dovuto al Covid nel 2020, la Notte Bianca torna ad animare le vie del centro, negozi aperti fino alla mezzanotte, bar e ristoranti ovviamente aperti, e in questo caso ci saranno anche i musei grazie alla collaborazione delle due fondazioni, Arezzo in Tour e Fondazione Guido Monaco. Beh, guarda, già il fatto di vedersi qui con i giornalisti, con tutti voi dopo tutto questo tempo è un'emozione. Le vostre domande, si riparte, è veramente un'altra emozione. Devo dire che sono molto contenta, è il miglior modo di ripartire. Il nostro scopo come associazione di categoria è quello di portare tanta gente nei luoghi dove ci sono i negozi, in modo che i negozi possano tornare a vivere. Vogliamo anche ricordare e ribadire che comunque vada, esistono ancora le norme per le regole, per un divertimento fra virgolette sicuro, tranquillo, in cui in qualche modo però si rispettino quelle che oramai conosciamo a memoria, il distanziamento, mettere la mascherina quando non è possibile anche se siamo all'aperto, e quindi insomma evitare gli assembramenti. Noi siamo molto fiduciosi, crediamo che sì, la gente ha tanta voglia di uscire, di ripartire, ma credo che insomma nessuno di noi abbia più voglia di essere richiusi, quindi insomma stiamo un pochino attenti che forse se tutti insieme rispettiamo quelle minime regole forse ce la possiamo cavare. Ecco. Abbiamo la concomitante Notte Europea dei Musei, per cui il museo sarà aperto in via straordinaria dalle 20 alle 23. In collaborazione con Confguide saranno organizzati 3 turni di visita, alle 20, alle 21 e alle 22, e sarà aperta a tutti la possibilità di vedere nella sua prima giornata di apertura la mostra fotografica Through Our Eyes, che inauguriamo il giorno stesso, in collaborazione con l'associazione Stila i Rise, che fonda scuole per bambini profughi nei luoghi più sfortunati del nostro pianeta. Il Museo dell'Oro, sapete, o se non lo sapete ve lo dico ora, sarà interessato a brevissimo da dei lavori di profonda ristrutturazione che consentiranno tra l'altro di esporre tutta la collezione che è stata acquistata dalla Regione Toscana, la collezione che prima era Arezzo Fiere. Quindi questa è l'ultima occasione per vedere il vecchio Museo dell'Oro, e dove probabilmente faremo anche vedere alcuni rendering su come verrà quello nuovo, perché riteniamo che sia importante comunicare perché un posto è chiuso. Poi il Museo dell'Oro, perché non sta a me, ma questa è la città che si caratterizza in maniera forte sull'oro, quindi ci sembrava un'occasione nel momento, come diceva la Presidente, di ripartenza, che almeno quella sera questo segnale importante fosse dato, e quindi siamo qui a fare la nostra parte, sono felice di farla e speriamo che ci siano tante altre iniziative come queste che sono per la città una festa.